Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Ieri un paziente a fine visita, parlavamo essenzialmente di un percorso anti-aging, e mi chiede: dottore, lei di metformina, berberina, cosa ne pensa? Allora, premetto, non sono un biologo, lo dico sempre, quindi manca un background anche di studio su questi aspetti, però c'è l'interesse e la passione per la materia. Metformina ormai conosciutissima, usatissima, più di 50 anni di vita, introdotta nel trattamento del diabete mellito essenzialmente di tipo 2, quello che fa è, diciamo così, potenzia la presenza dei recettori per l'insulina, quindi tende a far sì che l'insulina venga essenzialmente più utilizzata, riduce quella insulinoresistenza, quindi permette di fare un trattamento ipoglicemizzante sul paziente, ma è diventata anche famosa per le sue sospette benefiche azioni antinfiammatorie, azioni anticancro, ma essenzialmente anti-aging, perché è ormai documentato che riduce quella che è, come possiamo dirti, il rovinarsi, il consumarsi dei telomeri del DNA che succede, il meccanismo che accade durante la replicazione cellulare. Sono ormai l'esempio classico, è sempre il solito, questi lacci delle stringhe, no? Le estremità, quelle solide che ci permettono di mantenere i lacci integri, nel tempo si consumano, il DNA si sfilaccia. Ecco, la metformina non è che impedisce, ma riduce questo fenomeno di aggressione sui filamenti, sui telomeri, per cui alla cellula viene assicurata una vita più lunga. Quindi sicuramente la metformina si utilizza in anti-aging e tantissimo, adesso sono le prescrizioni anche per il non diabetico. Il problema è che è un farmaco, richiede la prescrizione del medico. Attenzione, perché una quota minima di persone, non dico di pazienti, perché talvolta è utilizzato a scopo anti-aging off-label, cioè quindi non con le indicazioni del medico, persone che hanno, ad esempio, uno screzio di insufficienza renale potrebbero accumulare metformina e andare incontro a una situazione molto pericolosa, la acidosi lattica, che può portare anche a decesso immediato. Ha un range di mortalità del 3.050%. Questo perché la metformina essenzialmente va a bloccare l'attività, diciamo, aerobica sotto alcuni aspetti dei mitocondri, migliorando quella che è un po', incrementando la glicolisi anaerobica, la respirazione anaerobica con la produzione di acido lattico. Quindi questo sicuramente porta a una produzione di acido lattico, quindi a una acidosi metabolica. Per quanto riguarda la berberina, è un po' la controparte della metformina. Metformina che agisce attivando un sistema MP chinasi che fa sì che si venga a simulare quella situazione che il nostro corpo ha durante il digiuno prolungato. Quindi si va un po' in conservazione, si riduce la produzione di glucosio intraepatico, la gluconeogenesi, si ha un'azione lipolitica, cioè si va ad attivare questo sistema che libera gli acidi grassi a scopo nutrizionale, quindi proprio ha un'azione di tipo anche dimagrante, molto utile quindi in quella che è la ricomposizione corporea. Stessa azione sembra avere la berberina, che ha però a suo favore il fatto che non è un farmaco, ma è considerato un integratore, anche se non vi nascondo che, siccome le sue qualità sono importanti, forse si sta iniziando a limitare, specialmente qua in Italia, la sua prescrizione e il suo utilizzo. Inutile fare commenti, anche perché non voglio assolutamente entrare in polemiche che abbiano interessi di aziende farmacologiche, o non ho io le competenze per poter contrastare alcune scelte. Sicuramente ci sono delle basi scientifiche, però sembra sempre che quando inizia a esserci una sostanza naturale che possa essere d'aiuto, dopo un po' di tempo in qualche modo viene bloccata, o perché non c'è letteratura scientifica, o per motivi che io penso, ma non vi dico qua. Torniamo quindi a noi. La berberina è sicuramente utilissima nel controllo glicemico, aumenta i recettori GLUT4 a livello muscolare, quindi comunque l'utilizzo del glucosio, che sappiamo in questo caso può essere anche indipendente dall'insulina stessa durante l'esercizio fisico. Sicuramente a livello intestinale nacque come vecchissimo nella medicina ayurvedica, antivirale, antiparassitario, quindi perché no, chiaramente anche ai nostri giorni, specialmente migliorando quello che è l'equilibrio intestinale a livello dell'intestino tenue, dove abbiamo spesso anche delle sovrappopolazioni batteriche, permettendo quindi una eubiosi intestinale, un miglior assorbimento. Di contro, qual è il suo difetto, rimanendo in ambito intestinale? Che viene spesso riespulsa dalla cellula intestinale, ossia viene assorbita, ma ci sono poi dei trasportatori ABC enterocitari che la riespellono all'esterno, nel lume, quindi non va nel corpo, ma li va nel tubo, chiamiamo intestinale, per essere poi espulsa a livello fecale. Quindi la sua assorbimento e biodisponibilità è poco.
Tant'è vero che nella somministrazione viene richiesta almeno 500 mg 3 volte al giorno, con un impegno quindi in quella che si dice la compliance del paziente, la capacità di ricordarsi di assumere le compresse. Cosa invece che non ha la metformina che viene assorbita e sicuramente in maniera più agevole, però ad esempio la metformina spesso regala in un 10-20% delle persone che l'assumono delle importanti diarree, che talvolta hanno addirittura costretto alla sospensione del trattamento. Cosa che invece fa molto molto di meno la berberina. A livello epatico, utilissima, va a incrementare, come molti percorsi sono paralleli alla metformina, incrementare la berberina, incrementa i recettori LDL a livello epatico, per cui permette una, come posso dire, uptake, un acquisto di LDL da parte del fegato, per cui ce lo toglie, diciamo così, dal circolo ematico, probabilmente riduce l'assorbimento comunque del colesterolo a livello degli enterociti. Qualcuno per impedire questa cacciata della berberina dall'intestino ha proposto la coppiata a livello nocciosiale con la piperina che non ha dimostrato effetti o la silimarina che invece sembra potenziare appunto l'assorbimento della berberina. A livello epatico sembra aver determinato spesso una possibilità di contenimento o trattamento della steatosi epatica. Nel mio lavoro mi interessa la berberina perché è una facilitatrice di rilascio di ossido nitrico, che è la molecola nominata tutti i giorni dall'andrologo perché è la molecola che diciamo induce e mantiene l'erezione, quindi molto molto utile. Gli effetti sono tanti, le proprietà sono tante, alcune molto vaghe, nel senso non sono in grado di descrivere, ma sicuramente un antinfiammatorio, nacque come molecola con questo, un antiparassitario, un antivirale, un neuroprotettore, quindi sembra che sia in grado di proteggere alcune forme di degenerazione, infiammazione neuronale e nello stesso tempo riesca a contenere i processi di decadimento dell'Alzheimer. Sempre queste notizie così vaghe chiaramente devono essere documentate, anche ecco, il medico che spiega un processo dovrebbe inoltrarsi nei meccanismi biologici per rendere l'argomento più interessante. Non posso dire antinfiammatorio, devo dirvi che magari va a potenziare l'attività di alcuni pezzi della catena antinfiammatoria, allora rende sapere il perché di una cosa sicuramente più facile. Su alcuni argomenti non posso approfondire, però su quelli che vi ho detto teniamoli a mente. Una salute epatica, una riduzione del colesterolo, un'azione lipolitica perché va a attivare quel sistema lipolitico che si scatena quando siamo a digiuno per troppo tempo e nello stesso tempo la regolarizzazione della sensibilità all'insulina. Questo è molto molto importante e penso che queste siano le cose più utili da sapere. C'è ormai un mondo sulla berberina sia in video che sullo scritto, quindi uno oggi magari ha sentito il nome, domani se la va a studiare, dopodomani ha molte informazioni, potete anche scrivere nei commenti, le leggiamo tutti e è molto utile per tutti. Chiedo scusa se quando sui social, su Instagram, su TikTok, dove ho un canale, se volete potete seguirmi su Instagram o qui su YouTube, mi fate complimenti e vi ringrazio, qualche critica che forse faccio finta di non leggere e mi fate delle domande, talvolta non riesco a rispondere perché purtroppo, ma con molto piacere, devo rispondere prima ai pazienti che sto seguendo e che ho visitato a visita e quindi non ho veramente spesso tempo materiale. Ecco, vi chiedo scusa perché mi piacerebbe rispondere a tutti, ma lo voglio fare io, quindi non voglio mettere un collaboratore, se fin dove riesco mi piace farlo a me. Con questo vi saluto, attendo consigli